Ciao, oggi dal mio studio nuovo vediamo come utilizzare il Charleston per fraseggiare nello swing. Andiamo! Ciao, Enrico Parolin. Oggi voglio concentrarmi sul Charleston. Molto spesso quando si suona swing non si ha la percezione di quello che succede al Charleston, cioè non si riesce a fraseggiare con il Charleston. Ci viene spiegato che le frasi vengono fatte tra cassa e rullante, ma in realtà, a mio avviso, il Charleston è una grande sfumatura, è una grande potenzialità. Dimenticavo una cosa. Tu quello che vedi attorno è un mondo nuovo per me. Vedi un video nuovo, vedi dei colori nuovi, che in realtà sono neri questi colori. Sto sviluppando lo studio personale. Io abito a Bassano, aprendosi la mia drum school a Bassano, e quindi vedrai un po' di andirivieni. Comunque aggiungerò delle caratteristiche. Non ci sono più i miei famosi rullanti, ma ci saranno insomma delle altre cose. Sto un po' alla volta sperimentando la nuova scenografia. Stavo dicendo che quando si ha lo swing di base, spesso si è ingabbiati dal Charleston. E oggi voglio darti tre esercizi per toglierti da questa gabbia, insomma, che ci costringe. Utilizzando lo swing con il ride, andremo a fare come fa, per dirti, Jeff Hamilton o anche Steve Gadd, andremo a fare il Charleston a quarti. La seconda figura è sullevare, quindi il terzo ottavo della terzina su tutti i quarti, e la terza frase è terzina di quarti, ma partendo con il secondo colpo, diciamo lo secondo ottavo. A quarti vediamo queste frasi. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Andiamo a sostituire il ride dai quarti allo swing. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Fase 2. Stesso meccanismo, ma utilizzando un colpo di cassa e un colpo di Charleston. 1, 2, 3, 4. 1. Fase 3. Con il rullante facciamo i colpi che mancano. Da prima ti faccio sentire l'esercizio solo con il Charleston e il rullante e poi aggiungendo poi anche la cassa. Bene, adesso andiamo a vedere una piccola base con insomma delle frasi che utilizzo all'interno, insomma, un po' per fraseggiare. 1, 2, 1, 2, 3.
c'è il PDF da scaricare oggi. Se ti è piaciuto metti un bel like, aggiungiamo magari di cliccare sulla campanellina così rimani aggiornato. Seguimi nelle mie pagine Facebook, Instagram, il mio sito internet www.enricopaolindrums.com. Cos'altro? E niente, a questo punto io ti ringrazio, ti auguro una buonissima giornata. Da Enrico è tutto, ciao, ci vediamo alla prossima, dal mio studio nuovo, ciao ciao!